Scegliere un colore sopracciglia Biotech è facilissimo. Prima di tutto andiamo a individuare di che colore sono le sopracciglia naturali della nostra cliente. Dunque, apriamo la cartella colori e vedremo che i colori sono disposti dal più chiaro al più scuro. I biondi, i castani chiari, i castani medi, i castani scuri e i bruni, extra scuri. Invece in verticale troviamo tre colonne. A sinistra i colori freddi, quindi con una prevalenza di verde. Al centro i colori neutri, con una prevalenza di giallo. A destra i colori caldi, con una prevalenza di rosso. Nel caso della mia cliente ha delle sopracciglia naturali castane medie, quindi sicuramente andrò a scegliere uno di questi tre colori castani medi. Ma quale sceglierò? Quello freddo, quello neutro o quello caldo? Andiamo a scoprirlo prendendo la ruota dei fototipi e andiamo a valutare se la mia cliente ha un sottotono freddo, neutro o caldo della pelle. Se la mia cliente ha un sottotono caldo, avrò bisogno di scegliere un pigmento che neutralizzi il rosso della sua pelle, quindi un pigmento freddo. Se la mia cliente invece avesse un sottotono freddo, dovrei scegliere all'opposto un colore caldo per le sue sopracciglia. Se la mia cliente invece ha un sottotono neutro, potrò usare un colore neutro. Come usare la ruota dei fototipi? I primi tre colori indicano un sottotono rosa, caldo, quindi. I secondi tre tasselli indicano un sottotono neutro, quindi con prevalenza gialla. Gli ultimi tre tasselli indicano un sottotono freddo, ovvero con tendenza verde. La mia modella di oggi ha un sottotono caldo, quindi ha una prevalenza rossa nella pelle. Per neutralizzare questa componente rossa tipica della sua pelle, vado a scegliere un colore freddo. In questo caso ho scelto il Portofino. A questo punto apro la mia palette PMU Tester, che è realizzata con gli stessi identici pigmenti che vengono utilizzati per realizzare un colore da trucco semipermanente, e vado a testare se il colore che ho pensato per lei è perfetto. Quindi lo vado a provare strisciandolo proprio a fianco al suo sopracciglio, facendo anche vedere alla mia cliente in fase di consulenza che risultato potrà aspettarsi di quel colore da guarito dopo 30 giorni. Ed ecco qua, colore perfetto. Adesso siamo pronte per iniziare.